Farina, filosofa, consulente filosofico, e sono qui a presentare il laboratorio che ho fondato a Milano, che è l'Accademia del Benessere. L'ho fondato insieme a tanti esperti di varie discipline, tra cui Francesca Magro, che è pittrice e docente di belle arti, che è qui vicino a me. Lei ha rappresentato, attraverso i suoi disegni e le sue opere, i nostri discorsi filosofici. Quindi c'è questo connubio che è nato e vorrei che tu, Francesca, ora dicessi che esperienza è stata per te finora questo laboratorio. Tu sai che filosofia per me, la materia filosofica è fondamentale, è sempre stato, diciamo, uno dei temi fondanti e sostanziali per creare, diciamo così, le forme e le dinamiche all'interno delle mie composizioni. Per cui quello che mi sembra di attivare attraverso questo laboratorio è una comunicazione attraverso, diciamo così, temi filosofici di quello che è la mia ricerca. E non solo, aggiungere qualcosa in più alla mia ricerca attraverso esperienze diverse dalle mie. Questo mi aiuta a crescere e mi dà un certo benessere. Non solo, ma attraverso questo modo di confrontarmi, che è un elemento essenziale per la comunicazione, nell'ambito del mio lavoro riesco a dare forse meglio di quello che fino adesso forse sono riuscita Ecco, a dare. poi so che tu ci tieni molto a questo laboratorio perché l'hai creato insieme a noi e soprattutto sei una delle persone che lavora di più proprio materialmente, perché tu fai i disegni e quindi lasci una testimonianza proprio reale di questo Sì, percorso. sì. Perciò noi adesso, dopo che l'abbiamo presentato, lasciamo spazio ai tuoi disegni e alle parole filosofiche, non aggiungiamo Grazie. altro. Grazie Grazie a te. Zoon, logon, econ. Così il filosofo Aristotele, nella Politica, definisce l'uomo, animale dotato di parola. L'uomo è anche politikon, cioè un animale politico che ama vivere insieme agli altri. Ancor prima, nei dialoghi di Platone, si incontra Socrate, il primo filosofo della storia occidentale, dedito allo studio dell'anima umana. Da lì inizia l'analisi della comunicazione e lo studio dell'interiorità con la tecnica del dialogo. Un dialogo per affrontare le idee della mente e la loro natura. Sono personali o frutto di un indottrinamento culturale? Passeranno parecchi secoli prima che Freud scoprirà l'inconscio. Il padre della psicoanalisi considera l'apparato psichico costituito da es, l'inconscio, io, la consapevolezza e superio, il censore. Nel saggio Disagio della civiltà, Freud parla della repressione delle pulsioni ad opera della civilizzazione. La sofferenza dell'uomo è determinata dalla repressione degli istinti. La felicità è impossibile. Ludwig Binswanger, inventore dell'antropoanalisi, critica l'homo natura freudiano, considerato solo un'idea, una costruzione naturalistica. Binswanger riconosce l'importanza e il peso dell'opera freudiana, ma critica Freud perché considera l'uomo come un oggetto passivo sotto il dominio degli istinti. Dare al desiderio il compito di spinta dal profondo dell'inconscio equivarrebbe ridurre l'homo natura in un'unica prospettiva. Per Binswanger l'uomo è molto di più. Non è solo necessità da soddisfare, ma un essere nel mondo. Questa sarebbe la differenza tra visione naturalistica dell'uomo ed esistenza, tra scienza naturale ed antropologia. Freud ridurrebbe così la relazione tra molti con la relazione tra due, medico e paziente. Essere nel mondo significa avere un progetto di esistenza che entra in relazione con altri individui. Perciò l'uomo, per Binswanger, non si può vedere solo come dominato dagli istinti, ma come un essere in crescita perché la relazione con gli altri lo spinge a mettersi in gioco come persona. Non solo corpo dominato da istinti, ma essere in crescita anche grazie all'azione della cultura, dell'arte e della spiritualità, pratiche dell'homo cultura. E si torna al Politikon di Aristotele. L'uomo vive bene solo in mezzo alla rete di relazioni che lo contiene.